Wow. Vai, John. Wow, siamo da soli. Una spiaggia tutta nostra. Ragazzi, io adesso mi attivo un attimo perché oggi è venerdì e il venerdì è giorno di allenamento e c'ho una spiaggia intera, bellissima. Abbiamo trovato un amico. Non vedo il padrone, vedo solo il cane. Troppo carini, guardateli. L'ha invitato a casa? Ma poi di chi è? Non li vedo, eccolo qua. Ehi, amico della Zoe. Ah, eccolo un ragazzo, c'è. No, ragazzi, c'è una mucca sulla spiaggia. C'è una mucca sulla spiaggia. Voi sicuramente non la vedete perché è lontana. No, vabbè. La Zoe, c'è una mucca? Sempre lei, guarda. Zoe, basta. Zoe, fatti fatti tu. Zoe, via da lì. Ah, ma è un toro questo, ragazzi, non è una mucca. Vieni a fare il bagno? No, vado io. Mamma ragazzi, che spettacolo. Adesso vi porto a fare un giro in maschera con me. Thank you.
cavalli sono tornati. Comunque una cosa che non capisco di questi qua sul cavallo, cioè praticamente loro sono da mezz'ora dentro l'acqua, fermi, non fanno niente. Ogni tanto fanno tipo il giro tondo. Delle volte ci fanno una roba che mi dà un po' fastidio, perché secondo me non è bello, però vabbè. Salgono in piedi sul cavallo e si tuffano. Cioè, che poverini, cioè, voglio dire. Vabbè. Però fanno così, fanno il giretto a cavallo, una volta che entrano nell'acqua basta, stanno piazzati là, fermi, e non fanno più niente. Ogni tanto si tuffano, ogni tanto fanno il giro tondo e poi stanno lì. Vabbè, buono per i cavalli, stanno al fresco, però non capisco il senso. E poi strano, vanno, a parte che ci sono un sacco di bambini, ma vanno tutti senza sella, che penso sia molto più complicato. Sono bravissimi comunque questi cavalli, sopportano, hanno tantissima pazienza, guarda. Stavo ragionando invece io di fare un salto al wifi, ma mi sta venendo comunque il dubbio che lì il wifi non ce l'hanno, ragazzi, è un baretto sulla spiaggia. Poi è una spiaggia isolata, cioè solo quello e non c'è più niente qua. Quindi secondo me non ce l'hanno. Però sai, uno può provare, magari faccio un giretto. Allora, voglio fare un giretto perché in realtà il parcheggio che avevo trovato all'inizio mi diceva di andare di qua. Io diciamo che non me la sono sentita di infilarmi e mi sono messa lì perché si passava da qui, ma diciamo che ho preferito evitare. Allora però voglio andare a vedere il parcheggio com'è. No, no, ho fatto bene comunque, ragazze, a non venire di qua. Vabbè, sicuramente un parcheggio della Madonna stupendo, ma la strada non era per niente fattibile. Ma c'è anche un'altra spiaggia qua, hai visto? Vieni a vedere di qua, vieni. Ragazzi, modalità relax totale, la Zoe è in punizione dentro perché poverino non c'entra niente lei, però è andata a rompere le palle a uno qua fuori, che non è simpaticissimo, diciamo. Poi non è che gli è andata a rompere le palle, voleva giocare col suo cane, ma la signora niente, cagata addosso, sembrava che la Zoe volesse mangiarle il cane, se l'è tirata via. Chiamati il cane, chiamati il cane, vabbè, comunque l'ho messa in punizione perché è così. Comunque ragioniamo insieme, perché questa volta forse è meglio se non parlo, perché ancora non ho capito quello da farsi, perché ragazzi stiamo finendo l'acqua. Cioè abbiamo 2 litri forse e
non ci bastano. La spesa è da fare, anche perché è da un po' che non andiamo al supermercato, e quindi comunque ci dovremmo spostare, nel senso, per la spesa potremmo aspettare anche domani perché per stasera ho da mangiare, per l'acqua invece, quindi o le compro al bar un paio di bottiglie, ma oh mamma, ragazzi, era un'ape, se era un'ape, una roba grossa così. Comunque l'unica pecca di questa spiaggia, faccio una parentesi, sono le formiche, ragazzi, pieno, pieno di formiche ovunque, questa è l'unica pecca che abbiamo trovato qui. Il che invece in realtà è una spiaggia super tranquilla, bella, la Zoe ha trovato un sacco di amici a parte questo qui. L'unica cosa è l'acqua, adesso mi rilasso un attimo, poi con calma mi metto su Maps, capisco un attimo la situazione a livello di parcheggi, come siamo messi, e valutiamo se proprio vedo che troppo sbatti spostarsi oggi, andrò al bar a comprare qualche bottiglia d'acqua, se no ci spostiamo, andiamo al supermercato, che così facciamo anche la spesa. Però in tutto ciò ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, ancora non ho deciso niente, però nel frattempo per sicurezza io vado a comprare qualche bottiglia d'acqua, così almeno l'acqua ce l'abbiamo, e poi dopo con calma decido il da farsi, però voglio essere sicura di avere l'acqua, perché sennò poi ovviamente siamo obbligati a spostarci, perché mi è rimasta l'ultima bottiglia da 1,5 litri, che poi dico, ma perché qua non fanno le bottiglie da 2 litri? Non fanno le casse con le bottiglie da 2 litri, solo 1,5 litri. Comunque, dato che è rimasta l'ultima, l'acqua la dobbiamo comprare. Se questo non c'ha le bottiglie d'acqua grandi, allora ci spostiamo. Ragazzi, volete aggiornamenti? Allora, l'acqua ce l'abbiamo, ho preso 3 bottiglie da 1,5 litri, mi ha fatto anche lo sconto, invece che 13,50 euro 3 bottiglie d'acqua le ho pagate 12. Vabbè, ormai è andata, le ho prese, via. E comunque non hanno il wifi, ma lo immaginavo già, comunque un baretto così. Niente, vabbè, per ora abbiamo l'acqua. A questo punto, ragazzi, non ci spostiamo oggi, l'acqua ce l'abbiamo, ci spostiamo direttamente domani mattina, dopo che ho pagato 12 euro di acqua, che non lo so, qua sembra oro. Mi ha detto una bottiglia costa 4,50 euro. Madonna! Eccoci qua, ragazzi, docciata e sciampata, e oggi festeggiamo un record, ragazzi, è la prima volta, almeno da quando sono qui, che mi fermo 2 notti nello stesso posto. Solo che si sta talmente bene, nel senso che è super tranquillo, ci sono i cani che giocano con la Zoe. Vero, ho comprato l'acqua dal tipo, però ci abbiamo ancora da mangiare, ma anche qualcosina la recuperiamo, facciamo un po' di pasta stasera, mi sa. E domani mattina yoga, mi sistemo, pam, partiamo. Ora mi metto un attimo su Maps, vedo un attimo che parcheggino trovo per domani e poi decidiamo. Questa spiaggia è mood totale di relax assoluto, si sta da Dio. In più, ragazzi, i giri con la maschera sono spettacolari. È vero che l'acqua è bassissima, tocchi, cioè ti arriva al massimo, quando è alta ti arriva al ginocchio l'acqua. Però nuoti con la maschera talmente basso che vedi tutto, e ci sono anche dei pesci grossi, ma arriva, quindi in realtà tu li vedi da vicinissimo, non hai bisogno neanche di scendere troppo sotto. Sì, non nuoti, anche se a me piace nuotare e non si nuota in questo, solo però i giri in maschera sono spettacolari, quindi in realtà ce la siamo goduta. Cioè, io volevo stare un poco per i fatti miei sulla spiaggia, cioè tu non possiamo stare un po' separati ogni tanto. Ragazzi, io stavo pensando, devo fare un video
su tutte le volte che mi fa pulire il pavimento, perché ragazzi, cioè, non sembra, ma comunque dietro le quinte è uno sbatti. Cioè, comunque devo fare un video pro e contro, nel senso, io amo questa vita, però pulisco il pavimento veramente. Infatti oggi ho fatto sciopero, ho detto, perché lei si impana nella sabbia, io pulisco, lei sale e mi sporca tutto, e quindi devo ripulire da capo. Ma a suo giro ho detto, io faccio lo sciopero, fin quando tu non ti ritiri per andartene a dormire, io non pulisco. No, perché, cioè, mi fa passare la voglia. Ma vedi di non impanarti di nuovo? No, guarda, ragazzi. Cioè, tra tutte le volte che pulisco, neanche a casa faccio tutte queste pulizie. Cioè, basta fare la cozza. Guarda, eccola qui. Comunque, ragazzi, vi devo dire questa. Io oggi ho fatto il giro in maschera, sono andata lì dove c'è quella roccia grande, questa qui. E lei mi aspetta sulla spiaggia di solito. Ragazzi, comunque batteria scarica, quindi vi devo salutare qua. Comunque, io sono andata lì e alla fine mi giro, me la ritrovo dietro, quindi sono dovuta tornare indietro perché comunque una certa non ce la fa, cioè non la posso, anche perché non so fino a che regge, perché non, lei comunque non tocca, quindi nuota, 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 poverina. Comunque è una cozza, guardatela lì, la spinge. Ragazzi, comunque, dato che ho la batteria scarica e fra un po' mi si rispegne di nuovo, io vi do il saluto adesso e ci vediamo domani. Ciao!